Parma Etica Festival nasce a Parma, in Italia, e come avete potuto assistere in prima persona, sembrava ce ne fosse bisogno. La gente è accorsa, numerosa, come se sentisse la sete di qualcosa di diverso. Il festival è dislocato all'interno di un parco bellissimo che era un'antica fabbrica di zucchero, l'Eridania, che si trova nel cuore della città di Parma, proprio a 5 minuti dal centro storico e a pochi minuti dalla stazione. All'entrata abbiamo un grande tendone da circo, un circo gestito da circensi che hanno deciso di abbandonare gli animali e di lavorare soltanto grazie all'abilità dei loro artisti. Poi abbiamo una corsia del benessere, la chiamo così, una bella via del benessere con tutti gli stand olistici, un grande padiglione ristorante con una creperia vegana, gelateria vegana, una bellissima sala congressi dove ci sono stati 3 giorni appunto di congressi dedicati il primo giorno alla salute umana, dando particolare spazio alla prevenzione grazie all'alimentazione, a una buona alimentazione che per noi è vegana. Il secondo giorno dedicato all'ambiente per un presente sostenibile e il terzo giorno dedicato agli animali. Sicuramente è stata una sfida. Un anno e mezzo fa non mi sarei mai immaginato di vedere così tante persone in una realtà come Parma, una realtà chiusa, una realtà ancorata su una cultura, diciamo, io la chiamo così, antica, che oggi non può più far parte di un quotidiano. Noi non ci aspettavamo un successo tale, perché ovviamente Parma è una città che ha una tradizione culinaria molto mirata ai salumi, all'utilizzo degli animali, non alla loro cura. Però la fiera è stata piena tutti e 3 giorni, in maniera incredibile, di bambini, di famiglie, tutte molto curiose, e questo è un segno di qualcosa che comunque sta cambiando, perché 5-6 anni fa questo non sarebbe potuto accadere. Il futuro per me è legato ai bambini, quindi lo slogan del festival era un festival a portata di bambino. Sono loro ai quali dobbiamo passare il testimone e sono loro spesso che naturalmente hanno l'empatia. E purtroppo piano piano questa empatia per varie situazioni culturali viene a mancare. Mi piaceva l'idea che loro da grandi possano ricordarsi questa giornata e dire era forse una delle giornate più belle della mia infanzia, e pensare che se sono andati al ristorante magari hanno mangiato non un animale ma hanno mangiato vegano. E per me questo era il regalo più grande. Non so se è la parte che ha funzionato di più, ma è una parte che ritengo molto importante, quella di portare le varie associazioni animaliste, le varie competenze in ambito olistico, le varie anime di questo festival a interagire, quindi a interrelazionarsi, che questo è l'auspicio che dal mio punto di vista mi muove, perché solo attraverso l'unità si arriva a un cambiamento reale. Alla terza giornata posso dire sono felice. Ne valsa la pena nonostante tutte le fatiche. Ieri non ero della stessa idea, ero così stanca perché abbattuta dalle varie difficoltà, perché fare un festival così grande come volontari, insomma un anno e mezzo di lavoro, non è stato semplice. Però oggi sono veramente consapevole di aver fatto bene, che aver dedicato un anno e mezzo a questo festival era la cosa più importante forse che potessi fare, e me lo ha testimoniato la gioia dei bambini, la gioia delle famiglie che magari si sono ritrovate qui anche per caso, perché siamo nel cuore della città di Parma, quindi in un posto di passaggio. Mi ha dato la forza, soprattutto oggi, che era la giornata dedicata agli animali, di pensare di non abbandonare questo progetto, perché la sala conferenze oggi, grazie a tutti i relatori, mi ha dimostrato che c'è bisogno di queste cose, cioè c'è bisogno di informare le persone, e chi sa ha il dovere di regalare momenti come questi di comunione. È un festival completamente realizzato, perché quando vedo dalla mattina alle 9:30-10 le prime famiglie con i 2 o 3 bambini che vengono a partecipare agli eventi che abbiamo creato, le famiglie che vengono ad ascoltare le conferenze che siamo riusciti a portare qui a Parma, e tantissimi bambini che sono qua fino alla sera, è una soddisfazione enorme. E soprattutto vedere i sorrisi di queste famiglie, i sorrisi di questi bambini, è stata la cosa più bella in assoluto che mi poteva capitare in questi 3 giorni. Un bilancio per me personalmente ottimo.